Baglioni e Tortoglioli 2. Autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fratticioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! A Perugia l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni. Market, casalinghi, articoli da regalo e abbigliamento. Tutto quello che cerchi lo trovi da noi. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Sette Valli. Primo Market, vince il risparmio.
Security Control Sistemi Antifurto, 075 57 29 288, via San Gallicano 24, Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Silvia Sartoria, Atelier Spose e Cerimonia. Confezioni abiti su misura e rimessa a modello. Silvia Sartoria la trovi a Perugia in strada Tuerte 41F. Super Zoo, specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toelettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Dal 1981, Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro.
Cari appassionati di basket, buonasera e bentornati al Pala Cestellini a godere insieme di un nuovo big match di Serie B interregionale che vede affrontarsi oggi la Sicoma Valdiceppo e il Basket Ferentino. Sfida importantissima per le logiche di classifica, come già annunciato dai migliori interpreti anche della Sicoma in settimana. Coach Filippetti lo sa. E oggi veramente una sfida che vale molto. Vediamo subito i quintetti entrare in campo e posizionarsi. La Sicoma che entra con i soliti 5. Unico cambio è sicuramente Michael Facciola al posto di Thomas Rimsa, probabilmente causa defezione, causa infortunio, ma comunque Thomas è in panchina. Però vediamo se, nonostante i piccoli problemi, riuscirà a giocare qualche minuto, che comunque sarebbe non poco, di grande aiuto per la Sicoma. Qua c'è subito Facciola a farsi sentire, a prendere il rimbalzo che concede il primo possesso alla Sicoma. Il MESC fa saltare l'avversario, arriva al tiro, la palla che non entra, sfregge sul primo ferro, e allora può ripartire subito Basket Ferentino dall'altra parte con Gerlero. Serie di scambi tra i vari giocatori della squadra ospite che ora vanno in posto proprio con Gerlero, che si va a appoggiare sull'avversario e realizza E1 e i primi due punti della partita. In tanti, tantissimi i tifosi di la squadra ospite venuti qui oggi al Pala Cestellini, e infatti si fanno sentire. Gioco da tre punti perfettamente realizzato e si inizia così con questo 3-0. Ora deve rispondere la Sicoma, si deve far sentire anche il pubblico di casa. Palla Bischetti che fronteggia, aspetta l'uscita dal blocco del MESC, che qua riceve, va a dare la palla sotto a Buscaroli, un lob alto ma troppo superficiale questo pallone, e allora ripartirà Basket Ferentino dal fondo con palla al suo playmaker Giorgio Galuppi, classe 98, il capitano di questa splendida formazione. Ancora palla giocata in post per Bisconti, che finta, usa bene il perno contro Facciola alla fine, va a giocare bene con il gancio. Sono due punti facili facili, anche troppo facili, quelli del Basket Ferentino, che quindi scava un piccolo parziale 5-0. Il MESC va sempre a ricevere lui dall'uscita dei blocchi, ora la ridà John che attacca sul centro, scarico fuori per Buscaroli, due palleggi, arresta e tiro sul centro, schegge il primo ferro, può ripartire ancora Galuppi, fuori per Rullo che ancora una volta si va a appoggiare al post basso, ricercato tantissimo in questo inizio partita da parte della formazione ospite. Ora pure la conclusione da tre punti dalla lunga distanza, che si appoggia a tabella, altri tre punti, 8-0 per Roberto Rullo, è un super canestro a tabella. E non un bel inizio della Sicoma, che subito deve trovare una reazione e cercare di rimontare questo break, ma ci pensa John qui a realizzare i primi tre punti della partita per la squadra di casa. E a far sbloccare la formazione di casa. Ora Rullo, Galuppi, serie di scambi tra i giocatori fuori che poi vogliono servire il posto, la palla non gli arriva, poi c'è Buscaroli che ci mette una pezza, sarà ancora palla del Basket Ferentino, visto che l'ultimo a toccarla è proprio Francesco Buscaroli, e quindi si ripartirà da rimessa laterale. Proprio Gerlero incaricato della rimessa qui, probabilmente proprio Galuppi che uscirà dal blocco a andarla a prendere, anzi no, la va a prendere sotto in post basso contro John, prova a giocare di fisico, alla fine John difende bene, contrasta il tiro e riprende il rimbalzo difensivo utile per andare a giocare anche questo possesso in attacco. Ora John da una parte all'altra gioca bene il pick and roll con Facciola, si ferma da tre punti, vuole anche questa bomba, la conclusione che non entra, Facciola prova a recuperare il rimbalzo offensivo, la palla viene deviata più volte, un rimbalzo sporco che alla fine favorisce la formazione ospite. Ciarpella qui a fare la rimessa, la va a dare proprio a Galuppi. Ora ancora Ciarpella che va a chiamare lo schema
offensivo. Ora la palla viene data al suo compagno che attacca fino in fondo, si vuole andare a appoggiare di gancio la tabella, la palla che non entra, riparte Francesco Buscaroli dall'altra parte che con un cambio di mano cerca di andare sul centro. Ora aveva visto il taglio sotto di Federico Bischetti, non servito, ma servito ora successivamente da John David Ratt, che quasi la va a riprendere con due palleggi, prova ad andare anche lui sul fondo, ma c'è un muro difensivo quindi Basca e Fiorentino, che in tre minuti ha subito solo tre punti, e questo denota una grande, grande difesa, grande voglia di difendere, una gran grinta di squadra caricata appunto dai tanti tifosi, come dicevamo. Ora il MESC se la va subito a riprendere dopo la rimessa, e sono tre punti che fanno capire che la siccoma c'è. La partita ora si è sbloccata dal parziale di 8-0 per Fiorentino, c'è il parziale di 6-0 della siccoma e il punteggio è 6-8. Ora Ciarpella, serie di scambi tra i vari giocatori, alla fine la va a prendere proprio Gerlero, che va in post sempre a appoggiarsi a tabella, ma questa volta non trova il canestro. Federico Bischetti dall'altra parte, va sul fondo, dà la palla fuori a Buscaroli, mamma mia che gioco a due, mamma mia che gioco a due, la palla che però non entra proprio sul più bello in questa serie di passaggi. Buscaroli, Bischetti e Ciarpella dall'altra parte, si va a appoggiare a tabella, due punti facili facili, 6-10, 4 minuti passati e ora palla in mano a John, che deve gestire questo possesso. Alla fine Buscaroli prova ad attaccare ma scivola, e dall'altra parte c'è il solito Gerlero che attacca fino in fondo, subisce fallo, saranno due tiri liberi. E qui forse un po' troppa frenesia nell'attacco della siccoma, che doveva magari attendere, cercare una conclusione migliore, giocare con calma e pazienza. Poi vabbè, l'errore ci sta. Primo libero che va a segno per parte di Miguel Gerlero, classe 88, il numero 32 di Fiorentino, che qui fa 2 su 2 e concede il possesso alla siccoma, che riparte da John. Ora Buscaroli va a dare la palla a Bischetti, ancora Ratt che attacca sul fondo, la palla che gli viene rubata proprio durante la penetrazione. Allora Ciarpella dall'altra parte, va a servire proprio Gerlero che finta il tiro, poi voleva giocare con un jump step per penetrare, alla fine scarica la palla al compagno, proprio Rullo che gioca il pick and roll, poi la va a dare sotto, è bellissimo ancora il canestro in post da parte di Basca e Fiorentino, che qui si gira molto molto bene, sa giocare col perno il numero 47 Luca Bisconti. Ora la siccoma dall'altra parte con Facciolà, due punti che fanno ritrovare il ritmo alla squadra di casa, ritmo che serve con un inizio non semplicissimo, con un Basca e Fiorentino subito in partita. Ora troppo semplice questo canestro, troppo semplice qui la conclusione, il MESC se lo fa sfuggire, ma probabilmente disattenzione non tanto di Meschini ma quanto di una difesa che non collabora, non comunica. E qui commette errori banali. Ora John esce, forse era libero per il tiro, alla fine decide di darla fuori per Umberto Meschini, scheggia il ferro, la palla non entra, riparte proprio Gerlero che è ovunque in questo primo quarto, la palla finisce nelle mani di Ciarpella che tenta la conclusione, non entra, e così regala il possesso alla siccoma, che ripartirà dal fondo col solito Federico Bischetti incaricato della rimessa, quando sono passati 5 minuti di gioco, 16-8 il punteggio che vede in vantaggio Basca e Fiorentino, entrato sicuramente con un altro spirito, caricato dai suoi tifosi, ma sicuramente un atteggiamento diverso per quanto riguarda la difesa, che finora è sicuramente la vera differenza che si è notata in queste due squadre, ossia una difesa troppo superficiale quella della siccoma, e invece una difesa molto aggressiva quella di Basca e Fiorentino, che difende, non concede nulla, nulla al caso. E ora palla a Ratt che dall'altra parte va a gestire il possesso per la siccoma, va a dare palla a Bischetti che attacca sul fondo, usa il piede perno per darla fuori a Buscaroli che si allarga, cambio di mano, doppio cambio di mano, va sul fondo, viene fischiato fallo. E allora ancora rimessa per la siccoma, che ripartirà da rimessa laterale, palla al MESC. Proprio Bischetti, colui che si va a prendere questo possesso, va a giocare il pick and roll, si ferma in arresto e tiro, la palla che entra, un ciaff bello e pulito
10-16. Riparte proprio Galuppi. Solito blocco dall'altra parte che voleva l'uscita da parte di Rullo. Alla fine ci pensa Girlero ad aprirsi. Non rolla, si apre sull'angolo, riceve e spara questa bomba. Sicuramente Miguel Guerrero, il giocatore meglio entrato in questa partita da parte di tutte e due le squadre. E il punteggio lo dimostra, vede soprattutto la sua firma. 19-10. Ora dall'altra parte Buscaroli attacca, gioca bene con ritardo, dà una bellissima palla per Facciola, poi c'è l'errore, tenta di recuperarla su Tapina. Alla fine c'è ancora Facciola che guadagna il rimbalzo offensivo, dà la palla fuori per il Mesca che spara anche questa bomba. E se da una parte c'è Miguel Gerlero, dall'altra c'è Umberto Meschini che non disdegna tirare e che si fa sentire nei momenti importanti come questi, in queste partite che contano. Il Mesc che le mette tutte. Ora dall'altra parte sempre Gerlero, si apre da tre punti, immarcabile in questo momento, immarcabile. Un'altra tripla che fa male alla Val di Ceppo, perché proprio quando sembrano essersi sbloccati i lupi, quando cercano di recuperare, questa bomba mette un attimo la situazione in calma e fa capire di che pasta è questo giocatore, classe 88 abbiamo detto, e cosa è capace di fare se viene lasciato libero. Devono assolutamente contrastarlo in maniera diversa e ovviamente chiama time out coach Filippetti quando la Sicoma si trova su un massimo svantaggio di meno 9, 13-22 il punteggio. Punteggio che parla chiaro, ha visto entrare in partita solo una squadra, ossia Basket Ferentino. Però, lo ripetiamo, la vera differenza è stata a livello difensivo. Ferentino ha dimostrato un'altra aggressività. E poi ovviamente si fanno sentire anche le tante palle perse della Sicoma, che come sempre esagera un po' troppo, a volte si fa incolosire dal palleggio, finisce in bocca agli avversari e poi purtroppo finisce per perdere palla. Si fanno sentire i tifosi di Basket Ferentino che non hanno mai smesso di cantare da inizio partita. E sicuramente la squadra questo lo sente. E infatti questi sono i risultati, almeno per questo inizio. Ora attenzione perché ci sono dei cambi, soprattutto per la formazione ospite, che fa entrare Marco Rossi, che qui è proprio incaricato della rimessa. Ora si può ripartire dopo questo time out. C'è stato un cambio anche per la Sicoma, infatti è uscito proprio Buscaroli, è entrato Speziali al suo posto. Buscaroli che ha commesso qualche errore di troppo in questo inizio, si deve assolutamente riprendere per farsi sentire in questa partita molto decisiva. Ora Rullo gioca bene col perno, va a dare la palla sotto per il solito Bisconti che va fino in fondo e realizza anche questo ennesimo canestro, ennesimo e one. Veramente questo pivot mi passa due metri, risulta essere realmente immarcabile quando gli viene data la palla troppo vicino canestro, ma la Sicoma dovrebbe cercare di anticiparlo, di raddoppiare, di fare sicuramente una scelta differente per non lasciargli prendere palla troppo vicino al ferro, perché altrimenti diventa inarrestabile come in questo caso. Un gioco potenziale da tre punti che però non viene sfruttato appieno. Errore al tiro libero che consente comunque di prendere un bel vantaggio. La Sicoma è dietro di 11 punti. Ora serve la reazione. È entrato anche Rims al posto di Facciola. Vediamo se darà una scossa. Ora attenzione perché c'è l'ennesima palla persa, in questo caso da Bischetti. Prova dall'altra parte proprio Rullo andare in contropiede, ma c'è John che la riconquista e guadagna anche il fallo. Bravissimo qui Rat, che è intelligentissimo, legge esattamente ciò che doveva fare e lo fa alla perfezione. Ora altro cambio in casa Sicoma, infatti esce Bischetti ed entra Lorenzo Pintocci,
un classe 2003, nato e cresciuto qui, partito dalle giovanili della Sigoma. Ora attenzione perché viene fischiato fallo in attacco, fallo proprio a Speziali, probabilmente blocco in movimento, ruota l'angolo quando ormai non poteva più farlo per consentire, diciamo, un passaggio migliore del blocco a Umberto Meschini. Alla fine va a commettere fallo in attacco. Ora Gerlero, anche in questo caso viene fischiato fallo in attacco, una botta forse eccessiva in post basso per prendere posizione con la spalla, e con un fallo in attacco da una parte e dall'altra si può ricominciare con palla alla Sicoma. 1.36 da giocare, 4 falli a testa, questo vuol dire che siamo in bonus, si andrà sempre liberi d'ora in poi ad ogni fallo. Ora è proprio Bindocci che va a portare su palla e chiamare lo schema offensivo. Ora Meschini, Rat, palla per Bindocci dall'ala, la bomba che non va, non trova nemmeno il ferro qui Bindocci, però una conclusione che ci stava, giusto, giustissima la scelta di tiro. Ora dall'altra parte proprio Rullo a giocare il pick and roll, alla fine viene fischiato fallo, fallo probabilmente proprio durante il roll di Bisconti che viene ostacolato da Rimsa, che per cercare di non farlo arrivare vicino al ferro commette fallo, probabilmente una scelta anche giusta, un fallo ai limiti direi del tatticismo, veramente difficile contenere Bisconti sotto, ma al tempo stesso difficile contenere l'altro giocatore della squadra ospite, ossia Miguel Gerlero da fuori, che finora ha trovato delle percentuali non da poco. Ora Bisconti realizza il primo dei due liberi. Fa 2 su 2, un tiro bello, pulito, e due liberi che entrano e portano la Sicoma a meno 13, massimo svantaggio. Ora Rat dall'altra parte la va a dare sotto per Meschini, che si allarga col suo solito step back, mette anche questa il Mesk, mette anche questa e riporta addirittura a meno 10 la situazione. Meschini forse sembra essere l'unico in partita della Val di Ceppo per ora. Ora viene fischiato fallo in attacco, ancora una volta probabilmente sui blocchi. Qua una situazione veramente molto complicata anche da gestire per l'arbitro, non si è capito chi dei due sotto dovesse fare il blocco. Alla fine entrambi in movimento hanno commesso fallo. Ora Rat prova a giocare in velocità, alla fine dalla palla al Mesk che vuole provare a risolverla lui. C'è Rimsa che tenta il rimbalzo offensivo, la palla non entra. Allora riparte proprio Galuppi che chiama calma, alla fine voleva servire sotto Bisconti, ben anticipato da Rimsa. Ora Rossi, 13 secondi per chiudere questo primo quarto. Alla fine Rossi decide di attaccare, dalla palla fuori per Bisconti, ma super Rat va a recuperare la palla, alla fine la riperde Thomas Rimsa. Proprio nel finale arriva il tiro allo scadere di Francesco Ciarpella, ma la palla non va e si chiude così questo primo quarto. Ci vediamo tra qualche istante. Baglioni e Tortoglioli 2, autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free.
piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fratticioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. E rieccoci, bentornati per l'inizio di questo secondo quarto. Siccome a Valdiceppo contro Basca e Ferentino, finora il punteggio che parla chiaro, 16-26. Una differenza di 10 punti che però è stata ben dimostrata in campo. Un Basca e Ferentino che è entrato con un altro spirito, ora riparte col primo possesso del secondo quarto, la palla da 3 punti che però non entra, c'è Pintocci subito a rimbalzo che la va a dare Umberto Meschini che gioca il pick and roll. Palla ancora fuori per Pintocci che la va a dare a Meschini. Ora Rat. Voleva il blocco, alla fine si prende questa conclusione da lunga distanza, alla fine nulla da fare, la palla non entra, si rimane lì. Francesco Ciarpella la va a dare a Rossi, gioca anche lui il pick and roll, alla fine sceglie di non servire il compagno fuori e decisamente fa bene, se queste sono le conclusioni. Compagno, il solito Bisconti che lì aveva un poppato, intanto il Mesk va fino in fondo per appoggiare altri 2 punti a canestro. È bravissimo Umberto Meschini che probabilmente è già ben oltre la doppia cifra per quanto riguarda i punti di oggi. Ora attenzione perché Bisconti subisce tiro che viene considerato, subisce, scusate, fallo che viene considerato su tiro e quindi 3 tiri liberi per lui. Qui gioca veramente di astuzia, vede che Rimsa è molto aggressivo, non gli concede nulla neanche da 3 punti e alla fine fa una cosa che può sembrare illogica ma non lo è, perché ha guadagnato ben 3 tiri liberi, cerca il fallo da 3 punti, intanto il primo libero di 3 viene sbagliato. Probabilmente un fallo un po' troppo regalato qui da parte della Sicoma che poteva evitare questa situazione. È vero che bisogna essere aggressivi, però sicuramente in questo caso incorrere nei 3 tiri liberi in un fallo da 3 punti non è stata la scelta migliore. Ma comunque Bisconti sbaglia 2 dei 3 liberi, ma alla fine c'è il rimbalzo offensivo, lui la prende sempre lì. E allora il gioco potenziale da 3 punti non si realizza all'inizio, ma si realizza alla fine. Colui che segna col solito gancio, dall'altra parte Umberto Meschini, come al solito! Mamma mia Meschini, che partita sta facendo! Di 21 punti, la maggior parte sono tutti suoi. Tutti hanno la sua firma. E ora bella la pressione difensiva della Valdiceppo che concede poco e di fatto manda a chiamare timeout coach Miglio. Dopo questo errore 21-31 si torna sul meno 10 per la Sicoma, ma sicuramente è la super prestazione finora di Meschini che sta, diciamo, cercando di cambiare un po' la situazione e la sorte della Sicoma, che invece a livello di squadra non è partita benissimo. E adesso però si affida alle mani del suo leader per cercare di ripartire, per cercare di riprendere punto per punto
Ora giusto la scelta di chiamare time out qui da parte di coach Alessandro Miglio, che ha visto un attimo la sua squadra in difficoltà, ha visto prendere iniziative, inerzia alla Sicoma, soprattutto con l'ingresso in campo del capitano qui Casuscelli, che si fa sentire subito in difesa e come nell'ultima azione veramente bravissimo, perché riesce a far perdere palla all'avversario, recuperarla per la sua squadra, e qui proprio Casuscelli se la va a prendere il capitano Palarat, che dall'altra parte decide di attaccare, di alzare la palla, cioè faccio la rimbalzo che corregge, e altri due punti per questa Sicoma. Ora Casuscelli in difesa proprio su Galuppi, che va a dare palla a Cerpella, che ora si allarga. Rossi sotto per il solito Pozzelli, che va a giocare in fadeaway in allontanamento. Alla fine c'è il rimbalzo del solito Facciola, che sta facendo comunque una buona prestazione. Ora Casuscelli sotto per Meschini, che si apre, fronteggia, gioca benissimo con il jump step e con il perno. Alla fine la va a dare fuori per Facciola, che voleva ribaltare per Speziali. I due non si intendono. Speziali qui taglia e commette un errore, vabbè, diciamo non proprio, non del tutto colpa sua, ma un errore a metà, possiamo dire. Ora ripartirà proprio Cerpella dall'altra parte. Intanto cambio per la Sicoma. Infatti è uscito, se non sbaglio, proprio Rat per far tornare in campo Francesco Buscaroli. Ora Cerpella in post basso, va a servire in angolo il suo compagno, che poi voleva dare la palla sotto per Pozzelli. Viene recuperata da Buscaroli, che ora riparte in contropiede velocissimo con un bellissimo in e out. Prova a battere l'avversario, che è costretto a commettere fallo per fermare l'azione offensiva. E qui fallo tattico di Marco Rossi, e cambia ancora per la Sicoma. Esce Facciola, rientra Bischetti. Ora quintetto che perde di centimetri per la Sicoma, ma d'altro canto non manca la qualità in campo. E poi se c'è un momento nel quale si può abbassare il quintetto, beh, sicuramente è questo, nel quale Luca Bisconti è fuori, quello che sicuramente deve essere sempre marcato a vista. Qua Buscaroli tenta la conclusione dei tre punti, la palla non entra, c'è il rimbalzo offensivo del solito Bischetti, che corregge. Super Federico Bischetti, che si fa sempre vedere e trovar pronto in attacco, soprattutto su questi rimbalzi offensivi. Ora la palla viene da sotto a Pozzelli, che gioca l'uno contro uno, spalle a canestro contro il Mesc. Alla fine cerca il ferro, aveva giocato anche bene, è sfortunato qui nella conclusione. Riparte la Val di Ceppo con palla Meschini, che ora deve giocare l'uno contro uno col cambio difensivo, va a appoggiarsi all'avversario, viene fischiato fallo, saranno due tiri liberi. Un Mesc in questo momento immarcabile, letteralmente immarcabile, e sicuramente il giocatore più in partita delle due squadre, veramente devastante. Ora c'è cambio per Basket Fiorentino, che fa uscire Pozzelli e rimette in campo Luca Bisconti. Ovviamente coach Miglio sa dell'importanza di questo giocatore, infatti appena uscito la Sicoma è riuscita a recuperare punti preziosi. Dal massimo svantaggio di meno 13 si è tornati a 25-31, che ora diventa 26 con questo tiro libero, e vediamo se segnerà anche questo secondo libero dei due a disposizione. Non è così, il secondo non va, 1 su 2 per il Mesc, ma comunque la Sicoma che torna a meno 5, tornata in partita proprio grazie alle iniziative del suo leader, e probabilmente grazie anche al fatto che veramente dall'altra parte c'è un Bisconti che fa tanta differenza, e quando non è in campo si fa sentire la sua mancanza. Qui si apre addirittura dal mezzangolo, mette anche questo, e non fa in tempo a parlare bene ovviamente di lui, che eccolo qui, rispunta fuori con un canestro devastante. Ora Casuscelli va a servire benissimo Buscaroli, un canestro che fa male, perché è una disattenzione che finora non si era vista da parte della squadra ospite. E invece la Sicoma, che ora ha l'inerzia dalla sua parte, e anche il pubblico lo sa e si fa sentire,
Ora attenzione, viene fischiato fallo, fallo difensivo proprio di Speziali che per non far ricevere Bisconti qui commette fallo. E allora rimessa dal fondo affidata proprio a Marco Rossi che la va a dare fuori al suo compagno Rullo. Ora se la va a riprendere ancora Rossi che fronteggia, gioca il pick and roll centrale, vuole andare fino in fondo, si appoggia all'avversario, addirittura tenta un tiro difficilissimo andando non con una spalla ma con la schiena a proteggersi, quasi tirando la cieca alla fine, però guadagna due tiri liberi visto che è arrivato il fallo. E ora esce per la Sicoma proprio Speziali, rientra Michael Facciolà. Michael che comunque sta facendo una partita molto molto buona, molto di sostanza, di sacrificio, e ovviamente non si può pensare di tenere fuori uno tra Facciolà e Rimsa quando dentro c'è Luca Bisconti. Coach Filippetti lo sa bene, ovviamente lo rimette in campo. Ora Casuscelli dall'altra parte a sfruttare il pick and roll proprio di Facciolà, alla fine va a darla fuori per Buscaroli che va a consegnare l'endoff per Meschini che con uno spin move spettacolare va a segnare. Ma cosa sta facendo il Mesk? Ci sta regalando una lezione di basket oggi. Canestri in ogni modo possibile, da 3, da 2, l'abbiamo visto segnare in questi due quarti in ogni modo, step back, lay up, tiri da lunga distanza e quant'altro, veramente inarrestabile. Ora c'è anche una buona difesa che concede poco, e allora dall'altra parte prova ad andare sul fondo con l'alti Sergio, ma alla fine viene stoppato da un immenso Francesco Buscaroli. Che quindi guadagna anche la rimessa perché la palla è proprio scheggiata contro Collalti. Collalti Sergio, ragazzo giovanissimo, classe 2003, che però con fiducia qui si è andato a prendere questa conclusione, a cercare il contatto, ma Buscaroli non si è spostato di un centimetro. E ora la Sicoma che è lì, è tornata a meno 4, con il capitano in possesso di palla, la va a dare a Federico Bischetti. Ora Meschini, vediamo se si inventa qualcos'altro. Alla fine gioca benissimo ancora il Mesk. Ma cosa sta facendo? Gioca il pick and roll alla perfezione, taglia il blocco con il movimento chiamato Snake e poi va a realizzare in allontanamento qua. Attenzione perché la Sicoma guadagna pure la rimessa dopo un'ottima difesa, ed ora è il pubblico di casa che si fa sentire perché la Sicoma è tornata dal meno 13 al meno 2 in meno di 5 minuti. E questo fa capire come le partite cambiano da un momento all'altro, ma sicuramente questo giocatore qui che ha preso palla ci ha messo del suo. Ora Buscaroli vuole andare fino in fondo, gli viene fischiato fallo, e ora giusto cercare falli per in questo momento della partita, quindi attaccare, giocare l'uno contro uno è la scelta sicuramente più sensata. Bravissimo qui Buscaroli a farlo, che ovviamente è rientrato in campo con uno spirito diverso. Non era entrato in campo benissimo nel primo quarto, abbiamo detto, qualche palla persa di troppo, ma ora abbiamo ritrovato il Francesco Buscaroli che conosciamo bene. Dall'altra parte Casuscelli fa girare palla, ancora Buscaroli, si ferma in arresto e tiro, la va a dare sotto per Facciolà che si appoggia alla tabella, altri due punti ed è il punto del pareggio, 34 pari, è un'altra partita, 3 minuti e 30 da giocare, palla Marco Rossi che si allarga, va a chiamare Bisconti per giocare il pick and roll. La Sicoma è bravissima perché non cambia. Alla fine c'è il tiro. Rimbalzo del capitano che la va a dare lunga per Buscaroli. Forse un po' esagerato questo passaggio. C'è il recupero di Marco Rossi. Ma alla fine diciamo che nel male ci può anche star bene questo passaggio, visto che è un momento positivo per la Sicoma, che sicuramente può anche cercare di rischiare qualcosa in contropiede. Ora dall'altra parte proprio Rullo a cercare la conclusione, la palla che non entra, ora il ferro sembra stregato per Ferentino che non segna più, e ora Buscaroli in velocità voleva giocare uno contro uno, alla fine si ferma, chiama calma, gioca in arresto e tiro, altri due punti ed è la prima volta che la Val di Ceppo trova il sorpasso, 36-34, è un'altra partita, l'abbiamo detto.
ma sicuramente anche questo quintetto, l'intesa che ha, è un indice veramente molto prezioso e che fa la differenza. Intanto due punti troppo semplici qui per Rullo, che si appoggia a tabella. 36 pari. Ora dall'altra parte Francesco Buscaroli, quando mancano 2 minuti e 18 alla conclusione di questo quarto. Finta, bravissimo qui Francesco Buscaroli ad andare fino al fondo e realizza! Ce l'è one! Bravissimo qui Francesco a non lasciarsi intimidire e scoraggiare la difesa avversaria, che ci mette le mani, ma lui va oltre. Va oltre. Subisce il contatto, ma non è passivo, anzi tutt'altro. Decide di andare sul fondo, di essere cattivo agonisticamente parlando, e poi quando ha fatto tutto sul più bello realizza i punti che possono valere come potenziale gioco da tre punti. Ora un tiro libero supplementare per lui. Intanto viene richiamato coach Alessandro Miglio. È un richiamo per lui, il primo della partita. Al prossimo incorrerà nel fallo tecnico, e intanto Francesco Buscaroli segna anche questo. 39-36, palla Ciarpella che vede l'uscita di Marco Rossi. Ora Rullo da tre punti, prova a tirare l'uscita dei blocchi in maniera molto molto rapida. Qui il Mesk lo marca a vista, forse anche un po' troppo, ci mette la manina, viene fischiato fallo. Fallo che quindi comporta ancora una volta tre tiri liberi, visto che è avvenuto da tre punti, esattamente come prima. E ora viene chiamato anche cambio per la Sicoma. Probabilmente uscirà proprio Umberto Meschini per far spazio a Filippo Speziali. Mossa preventiva quella di coach Filippetti, che per la prima volta in questa partita toglie il Mesk a 2 minuti alla fine del secondo quarto. Un Mesk che riceve la standing ovation del Palacestellini. Tanti gli applausi per lui, ma veramente meritatissimi, perché ci ha regalato delle giocate veramente pazzesche. E speriamo che lo rifaccia anche nei due quarti a venire, nei due quarti decisivi. Ora Rullo dal tiro libero, l'ultimo di tre a disposizione, manda la palla a canestro. È sempre solo retina, tre punti giocati alla perfezione che valgono come una bomba, ma valgono molto anche per il punteggio che riporta tutto sulla parità. 39 pari, la Bischetti da una palla bellissima sotto per Facciola. Si è inventato qualcosa di veramente assurdo, un passaggio al volo cambiando linea di passaggio, veramente esemplare qui Bischetti. Ora Rossi dall'altra parte, marcato molto bene da Casuscelli, si allarga Rossi, voleva giocare il bismatch, alla fine la palla fuori per Rullo che mette anche questa. E allora è giusto marcarlo dai tre punti, quest'uomo qui, questo tiratore che può far male, soprattutto se messi in ritmo, cosa che la Sicoma non può permettersi. Ora Speziali va a giocare a due con Facciola, alla fine la palla viene deviata, sarà ancora rimessa laterale quando manca 1 minuto e 15 alla conclusione di questo secondo quarto. Anzi, rimessa dal fondo, prova a sfruttare il blocco Bischetti, alla fine riceve Casuscelli che si allarga, ancora il capitano da tre punti da lontanissimo come al solito, prova a tentare una conclusione per nulla semplice. Alla fine la palla che non trova nemmeno il ferro e si può ripartire dall'altra parte subito con Ciarpella. Ora Rossi, Gerlero, Visconti che gioca di spalle, alla fine si gira sul centro, bravissimo, bravissimo qui Luca Visconti, ancora una volta diciamo veramente immarcabile. Una volta che riceve deve assolutamente essere anticipato, ora doppiato perché veramente impossibile contenerlo in questo momento. Ora la Sicoma, dopo una palla un po' sporca, alla fine riesce a guadagnare il possesso. Ora Buscaroli attacca, batte l'uomo,
Ora c'è il fischio arbitrale che condanna la Sicoma, ma non ho capito bene per cosa. Probabilmente c'è stato un errore coi 24 secondi. Non so, forse c'è stato un errore con il cronometro di 24 secondi che non ha funzionato come doveva, diciamo correttamente, quindi gli ultimi secondi finali sono stati contati dagli arbitri. Probabilmente è stata fischiata quindi un'infrazione di 24 alla fine. Diciamo un intervento molto dubbio al limite. Comunque si può ripartire con l'ultimo possesso del secondo quarto quando mancano 10 secondi. Palla in mano Ciarpella che la va a dare a Rossi che fronteggia, gioca il pick and roll. Si apre fuori per Rullo che attacca sul fondo contro tutte e tutti. La palla che con il gancio non trova il canestro. Bischetti da lontanissimo ci prova. La palla che non entra, finisce così. E ci vediamo tra 10 minuti per questo finale di partita che prevediamo sarà molto intenso. E allora a tra poco. Baglioni e Tortoglioli 2, autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fraticcioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo!
A Perugia l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni. Market, casalinghi, articoli da regalo e abbigliamento. Tutto quello che cerchi lo trovi da noi. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Sette Valli. Primo Market, vince il risparmio. Security Control, sistemi antifurto. 075 57 29 288 via San Galligano 24 Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione, leader nei servizi di assistenza, leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende, proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Silvia Sartoria, atelier sposa e cerimonia. Confezioni abiti su misura e rimessa modello. Silvia Sartoria la trovi a Perugia, in strada Tuerte, 41F. Super Zoo, specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toelettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Dal 1981, Umbracar offre ai propri clienti una consulenza qualificata sulla vendita di veicoli nuovi ed usati, un magazzino ricambi sempre fornito, un'officina che dispone delle tecnologie più avanzate e assistenza 24 ore su 24. Grande novità, i furgoni della linea MAN. Vi aspettiamo in via Tiberina 25 a Ponte Nuovo, Perugia. Trattoria da Volpelli, l'arte della cucina incontra i prodotti del territorio. Tartufo, porcini, pasta fatta in casa e carni di altissima qualità in una piacevole area familiare. Trattoria da Volpelli, dove la genuinità è di casa. Veniteci a trovare in via Cortonese 14 a Calzolaro. Thank you.
sta la bruzza. Ma sai che ne ha mai cominciato anche la geografia? Domani, neanche guarda. Vicino a Firenze? Non è troppo. E dopo Castiglione del là. Ah, ok. Almeno non ci sbagliamo. Sicuro. Il microfono è acceso, che hanno sentito tutto. Sono il commentatore che sa lui volentieri, ma va bene. È a nord di Prato. Vedo quanti ci hanno collegati. Tutti in meno 57. E poi ti dirà. Bentornati carissimi telespettatori. E ben trovati ancora qui al Palace Stellini per l'inizio del terzo quarto di gioco. Siccome Val di Cempo contro Basket Fiorentino. Finora punteggio che vede in vantaggio Basket Fiorentino. 41-44. Ora le squadre che tornano in campo. E si può ricominciare con palla alla Sicoma. Palla John David Rat, che qui va a prendersi questo primo possesso. Palla subito a Buscaroli. Ora Bischetti. Pubblico di casa che subito si fa sentire. Ora Rat che finta il blocco, poi alla fine va a attaccare dalla palla fuori per Buscaroli, che attacca sul fondo, da un'ottima palla sotto per Spacciola che forse non se l'aspettava. Ancora John a attaccare, a prendere contatto, a giocare in step back, a giocare super con il perno, la palla che non entra. C'è il rimbalzo di Visconti che chiama calma e alla fine la va a dare a Galuppi. Ora dall'altra parte proprio Galuppi, la va a servire Visconti. Sotto per Gerlero che gioca con il post basso, alza la parabola, la palla che non va, non trova nemmeno il ferro, c'è Buscaroli a rimbalzo che vuole giocare un pick and roll molto veloce, ma alla fine sbaglia e perde palla, l'ennesima palla persa di questa sua partita, che sicuramente deve essere migliorata questa statistica. Sta concedendo troppo. Ora Gerlero dall'altra parte, stoppato da Bischetti che recupera palla, vola in contropiede con palla in conduzione centrale, alla fine va a appoggiarsi all'avversario, realizza due punti. Bravissimo qui Federico Bischetti, recupero, contropiede e poi anche il canestro, conclusione che può sembrare semplice ma non lo è, lui la fa sembrare così. Ora dall'altra parte Galuppi, perde palla anche lui, c'è il possesso riconquistato da Umberto Meschini che la va a dare a John, che attacca contro l'avversario, va ad appoggiarsi poi a tabella e altri due punti che siglano il sorpasso Sicoma, rientrata con un altro atteggiamento, con un'altra mentalità, e qui c'è coach Filippetti che addirittura fa scatenare tutti, chiama il pubblico di casa all'incitamento. E ora dall'altra parte proprio Rullo, anzi no scusate Ciarpella, va a attaccare, a subire il fallo, guadagnando così due tiri liberi importantissimi per la sua squadra. Ma qui partita, abbiamo detto, con un altro spirito la Sicoma, che subito ha trovato due contropiedi dopo due palloni persi e poi è riuscita anche a concretizzare molto molto bene qui. Ora Ciarpella andrà ai tiri liberi per tentare il controsorpasso. Ora piccolo break per pulire il campo di gioco dopo, diciamo, l'ultima scivolata. E poi si può ricominciare. Sarà molto interessante vedere come la questione falli interesserà questa partita, visto che comunque non si scherza in tema falli. I migliori interpreti da una parte e dall'altra ne hanno, e non pochi, quindi saper gestire i giocatori anche da parte di coach sarà sicuramente una cosa fondamentale. 1-2 qui per Ciarpella,
che porta il punteggio in perfetta parità, 45-45. Dall'altra parte Buscaroli commette un altro errore, va a perdere palla e allora può ripartire proprio Visconti dal centro con palla a Rullo, ben marcato da Bischetti che cerca di passare assieme sul blocco. Alla fine Rullo va contro tutti, attira la difesa su sé, dà la palla a Regaluppi che però non realizza, c'è il rimbalzo ancora di Buscaroli che ora può partire in contropiede, ma alla fine sceglie di giocare con calma. Qua Umberto Meschini gioca il pick and roll, si ferma in arresto e tiro, vuole mettere anche questa, la palla non entra, rimbalzo di Ciarpella che ora conduce l'azione offensiva di suoi. Visconti, Ciarpella, servirà ancora Visconti, tanti scambi tra i due. Ora Visconti va a dare la palla a Rullo, Roberto Rullo dietro schiena per Visconti che finta il tiro, va sul fondo, non trova nulla, super la difesa qui della Sicoma che riparte con Meschini, dall'altra parte per Buscaroli che qua tenta di attaccare ma trova l'avversario, poi John si sbaglia proprio sul più bello, proprio quando doveva tirare. E ora attenzione perché viene chiamato un fallo tecnico, fallo tecnico. Non so bene se è alla panchina o al coach, probabilmente è coach Alessandro Miglio. E quindi vediamo come questa decisione influirà, ma l'avevamo visto, era stato già avvertito nel primo quarto coach Miglio con un richiamo e ora l'avvertimento è sfociato in un fallo tecnico che andrà a prendersi Federico Bischetti, uno dei migliori della lunetta in termini di percentuali per la Sicoma. Tiro libero che va, 46-45, Sicoma che torna in vantaggio, punteggi non altissimi in questa partita, frutto sicuramente delle palle perse ma anche delle difese che comunque sono state buone, a parte un momento iniziale per la Sicoma quando era arrivata sul massimo svantaggio dove non trovava le giuste collaborazioni in difesa. Ora qui Rullo prova ad andare sul fondo, attaccare contro il Meschero, lo riesce a fare egregiamente e sono altri due punti, 46-47. Riparte dall'altra parte Rat che serve l'uscita dal blocco di Umberto Meschini che ora andrà a giocare probabilmente il pick and roll, ma bravissimo Facciola che cambia l'angolo, poi vuole andare sul fondo e guadagna due tiri liberi. Ma che partita sta facendo qui Michael Facciola, veramente una partita di assoluto livello e tanta tanta qualità per lui, visto l'infortunio di Thomas Rimsa che lo costringe a giocare poco e anche quel poco che ha giocato comunque è stato costretto a commettere troppi falli e quindi subito richiamato in panchina. Ma Michael, super partita almeno fin qui, una partita di sacrificio soprattutto nel marcare uno come Luca Visconti che deve essere contenuto in più modi possibili. Qui però fa 0 su 2 Facciola e allora dall'altra parte si torna con palla Galuppi che va a servire proprio Ciarpella e qui gioca il pick and roll con Visconti, alla fine si allarga, vuole l'uno contro uno contro Bischetti, alla fine serve Rullo che col solito passo riesce tra virgolette a fregare l'avversario, alla fine va fino in fondo, viene fischiato fallo ovviamente su azione di gioco, su movimento in attacco, non su tiro. C'è qualche protesta ora dei giocatori della Sicoma che probabilmente non sono d'accordo con questa decisione arbitrale, ma alla fine si riparte con palla Fiorentino, Gerlero da tre punti, non entra, Buscaroli in due tempi la va a dare a John David Rat che dall'altra parte gioca l'uno contro uno, passa in mezzo a tutti, poi si va a appoggiare la tabella. Cosa ha fatto John? Ancora una volta il solito Rat realizza un canestro veramente esemplare, frutto di un ball handling super il suo e poi di un uno contro uno giocato perfettamente. Ora viene fischiato fallo in attacco per Fiorentino, fallo in attacco proprio di Roberto Rullo e allora può ripartire la Sicoma, 48-47, 5 minuti da giocare e palla Rat che conduce centralmente. Ora Facciola a servire ancora Rat che oggi anche da tre punti si è fatto sentire e qui infatti non disegna la bomba, l'abbiamo detto, è un altro John quello in campo oggi,
E questo, questa bomba, questa personalità nel tirare da tre punti lo dimostra. 51-47. C'è ancora a giocare, palla Galuppi. È un'altra partita ora. Roberto Rullo fa saltare Umberto Meschini, che ora, attenzione, viene data la palla sotto, ma viene fischiato passi, infrazione di passi proprio per Roberto Rullo. E ancora possesso per la Sicoma, che sta difendendo in tutti i modi possibili, con le unghie e coi denti. Super qui la squadra di casa, che difende. Tra l'altro la difficoltà di questa difesa è proprio nel cercare di non cambiare sui blocchi con Luca Visconti, cercare sempre di trovare l'accoppiamento più efficace, che in questo caso è appunto con Facciolà, che deve difenderlo sempre lui. E quindi non è facile. D'altra parte John prova la conclusione, la palla che non entra, mentre c'è rimbalzo difensivo, e può ripartire Basca e Ferentino. Eh sì, è proprio quello il difficile, ma finora sta riuscendo perfettamente. Anche in questo caso vediamo come la difesa contiene, il Mesk passa. Ora parla sotto per Gerlero, che va a appoggiarsi contro Rat. Non viene fischiato nulla, attenzione, perché però proprio in fase di contropiede viene fischiato fallo tecnico al capitano di Basca e Ferentino, ossia Giorgio Galuppi. Ora, con questi ritmi la partita si fa nervosa, ma sicuramente è un'altra Sicoma quella scesa in campo in questo terzo quarto. Come al solito Federico Bischetti va libero supplementare, e poi sarà possesso Sicoma. Libero che va, più 5 per la Sicoma, massimo vantaggio per i Lupi, che ora dovranno saperlo gestire e, perché no, incrementare. Palla Francesco Buscaroli, che rimette dal fondo. Rat vuole andare a prendersi palla, marcati a tutto campo ora addirittura. Infatti qua si fa sentire la pressione difensiva di Galuppi, che cerca di non farlo passare. Alla fine Rat porta palla nella sua metà campo offensiva. Ora Bischetti, Buscaroli, finta, va a dare la palla fuori per Rat, che finta il tiro, attacca sul fondo. Voleva la palla sotto per Facciolà. I due si intendono, ma alla fine c'è il piedone di Visconti, che non permette questo passaggio. E allora possesso ancora Sicoma da sotto canestro. Va a giocare la rimessa proprio Buscaroli. Ora un piccolo momento di pausa, probabilmente qualche incomprensione fra gli arbitri. Infatti sì, il secondo arbitro deve andare a controllare qualcosa, infatti va a parlare con Referto. Alla fine comunica al suo compare che è tutto ok, e allora si può ripartire con questa rimessa dal fondo. Palla Buscaroli, solito schema offensivo per la Val di Ceppo, che alla fine vede l'uscita di Bischetti, che viene servito libero ma non arriva pronto e carico per il tiro. Ci arriva con troppa sufficienza qui Bischetti. E allora dall'altra parte Rullo, servire sotto Visconti. Ci pensa Meschini a metterci una pecca. E ora cambi per la Sicoma. Esce Facciolà e rientra Thomas Rimsa. Sarà importantissimo ora il suo contributo, soprattutto in fase difensiva, ma non solo. Ora Galuppi, Rullo, attacca sul fondo, step back contro Umberto Meschini, la palla che non va, c'è il rimbalzo subito di Thomas Rimsa, che fa ripartire l'azione in maniera molto dinamica, con John che non vuole aspettare nessuno, la dà fuori per Rimsa, che da tre punti si mette in posizione con i piedi, la palla non entra, ma era un buon tiro, infatti si becca gli applausi di coach Filippetti qui, Thomas. Dall'altra parte Galuppi, a servire proprio Rullo, il solito Roberto Rullo, marcato qui in maniera veramente assurda Luca Visconti, raddoppiato in tutti i modi. Alla fine cerca una conclusione un po' troppo contrastata, recupera palla la Sicoma dopo il rimbalzo. Bischetti dall'altra parte per Buscaroli, che da tre punti sbaglia la conclusione, ma c'è ancora Bischetti, il solito Bischetti a rimbalzo offensivo. Mamma mia, su tutti i palloni come sempre. E ora cambio per la Sicoma, esce proprio Bischetti ed entra in campo
Filippo Speziali. Possesso ancora per i Lupi, che se la dovranno giocare da sotto canestro. Vediamo se lo schema funzionerà come il precedente. Sicuramente servirà un'altra uscita in maniera diciamo più cattiva. Qua alla fine va a ricevere proprio Rat, che la va a dare fuori per Meschini, che si ferma da tre punti. Vuole sparare anche questa, alla fine trova il secondo ferro e c'è Marco Rossi a rimbalzo, che chiama calma. Gioca il pick and roll con il solito Visconti. Poi finta molto bene qua Marco Rossi, gioca di esperienza, il classe 81 addirittura. Bravissimo però qui, un veterano lo dimostra. Ora c'è la doppia uscita per la Sicoma, che alla fine va a servire proprio Buscaroli, che poi fa tornare la palla in mano a Rat, che va fino in fondo John, senza paura, regalando altri due punti preziosi per la Sicoma, 54-49. Partita tesissima al Cardio Palma, quando mancano due minuti e poi si andrà nel finale. Ora Rossi va a servire Rullo, che come al solito ricciola. Ora attenzione perché viene fischiato fallo a Umberto Meschini, se non sbaglio. Eh sì, fallo a Umberto e quindi due tiri liberi. E qua è bravo Roberto Rullo a reggere il contatto, a farsi spazio nonostante le sbracciate degli avversari. Alla fine bravissimo a trovare comunque la conclusione nonostante i falli. Qua due tiri liberi per lui, il primo non va, il secondo sì, uno su due. E allora si può ripartire con il 54-50. Quattro punti separano le due squadre in questo finale di terzo quarto molto avvincente, che ha sicuramente visto un'altra Val di Ceppo scendere in campo. Ora Buscaroli vuole giocare il pick and roll con il solito Rimsa, si ferma da tre punti Buscaroli, trova solo il primo ferro. Non una super partita quella di Buscaroli, almeno finora. Ora dall'altra parte Cerpella, allarga per Rullo. Gerlero attacca, vuole giocare contro l'avversario, ma si becca uno sfondamento qui Buscaroli. Ecco il fallo di Miguel Gerlero e possesso alla Sicoma. Ora esce proprio Miguel Gerlero, chiamato in panchina da coach Miglio, perché questo fallo gli vale come quarto fallo e quindi per preservarlo coach Miglio decide di rimetterlo a sedere per magari ritentarlo nei momenti finali. 1.43, Palarat va a giocare il solito schema. Ora Meschini, fronte spalle a canestra in tutti i modi possibili, alla fine va a servire Buscaroli. Rimsa fronteggia, va a giocare contro Visconti che lo marca molto bene, ma dà un passaggio super per Speziali che realizza altri due punti più un fallo and one. ...56-50... massimo vantaggio Sicoma, e anche il tiro libero supplementare, ma qua secondo me la magia l'ha fatta Thomas Rimsa, che ora tenta anche di andare a riprendersi il rimbalzo offensivo, non ce la fa all'inizio, ma poi guadagna la rimessa monumentale qui Thomas. Ripetiamo, prima nell'azione precedente bravissimo nel reggere il contatto di Visconti e poi regalare una palla, un assist bellissimo per Speziali. Ora John, palla fuori per Meschini dall'angolo, mette anche questa il Mesk, mette anche questa. Ormai non le contiamo più, siamo già a 5-6 bombe. È difficile trovare una parola per quello che sta facendo il numero 8 della Sicoma. 59-50, un minuto da giocare, palla sotto per Visconti, che ora proverà a giocarsi l'uno contro uno. Alla fine è esattamente così, va fino in fondo, gioca di peso, sbaglia proprio sul più bello. C'è il recupero della Sicoma, che con John va a provare a dare subito una bella palla a Speziali, che la rigioca fuori per Meschini. Ora Rimsa prova a scheggiarla fuori per i compagni, ma è comunque un buon tiro, ben costruito. Palla Rossi, che ora giocherà probabilmente il penultimo possesso di questo terzo quarto. Alla fine
sceglie di allargarsi, palla Visconti che da tre punti la va a sparare, la palla non entra, Speziali da sicurezza rimbalzo e Rat conduce questo ultimo possesso della partita. E qui inquadrato John David Rat contro Marco Rossi, si va a allargare Rat, va a sfruttare il pick and roll, forse lascia un po' di spazio, ma qua non c'è difesa, c'è solo John che attacca sul fondo e regala altri due punti alla Sicoma per far chiudere questo quarto in bellezza. Ora attenzione perché c'è la conclusione allo scadere di Rullo, ma termina così. Ci vediamo tra qualche istante. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! Primo Market, casalinghi, articoli da regalo e abbigliamento. Tutto quello che cerchi lo trovi da noi. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Sette Valli. Primo Market, vince il risparmio. Security Control, sistemi antifurto. 075 57 29 288, via San Gallicano 24, Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione. Leader nei servizi di assistenza. Leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control, controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Proteggere te, la tua famiglia e i tuoi beni. Una colazione gustosa, un pranzo veloce, un aperitivo in compagnia, oppure un bel gelato, o una serata fra amici con musica e cocktail innovativi. Ogni attimo della tua giornata è buono per passare a trovarci. Ti aspettiamo al Tebris Caffè Pub. Super Zoo, specializzato in acquariologia, dolce marina, progettazione ed installazione laghetti, ornitologia, pappagalli allevati a mano, rettili, piccoli mammiferi e animali da parco, visite guidate su prenotazione e servizio di toilettatura. Vi aspettiamo a Corciano in via Luigi Caprera. E si può tornare all'inizio di questo quarto tempo. Sicoma contro Basket Fiorentino, 61-50 il punteggio. Super terzo quarto della Sicoma che ora deve gestire questo punteggio, provare a incrementarlo e perché no stare attenta alla rimonta del Basket Fiorentino, che sicuramente ci crede e proverà in ogni modo a tentare il colpo qui al Pala Cestellini. Inizia subito con una stoppata questo terzo quarto. Ora attenzione perché secondo arbitro aveva un attimo fermato il gioco, alla fine si può riprendere con palla ancora nelle mani di Visconti, che la darà con l'alti, ora Ciarpella, Rullo sotto per Visconti, bravissimo qui Rimsa, bravissimo nella difesa, e qua veramente una super super difesa che costringe Visconti a commettere infrazione di passi. Questo è quando si dice giocare di intelligenza, va oltre, oltretutto, oltre il peso, oltre i centimetri. Una difesa veramente bellissima la sua, che capisce quando andare a mettere il contatto, quando mettere aggressività all'avversario. Qua Speziali prova ad andare a concludere sul fondo, la palla non va, serie di palloni toccati tutti sporchi, alla fine c'è Rullo che gestisce questo possesso, voleva dare la palla al taglio di Ciarpella proprio sotto, alla fine c'è la deviazione e si riparte sempre con palla in mano alla squadra ospite, palla in mano a Marco Rossi, che qui va a dare palla fuori a Collalti. Ora Rossi se la va a riprendere, va a sfruttare il pick and roll, c'è il cambio, Guerrero qua ci ha provato, alla fine la palla non è entrata, ha giocato bene col pick and pop, trovato smarcato dal suo compagno. Mancata solo la conclusione. Ora Speziali attacca sul centro, gli viene fischiato fallo. Bravissimo qui Fisco a penetrare nel modo corretto, palleggio protetto, basso. Cattivo, pronto a subire
ogni tipologia di contatto e poi guadagna questo fallo prezioso, preziosissimo per la Sicoma, che ora se lo dovrà gestire. Rat chiama calma, un palleggio di allontanamento per allargare la difesa, vuole giocare il mismatch, alla fine crossover per lui che va sul fondo, regala una bellissima palla a Buscaroli che vuole concludere però non entra. E allora dall'altra parte subito Rullo a servire Ciarpella, viene concesso il centro in questo close out, non una saggia scelta perché qui c'è il fallo canestro da parte di Collalti che si fa trovare prontissimo. E qua bellissimo il gioco a due tra Ciarpella e Collalti. Ciarpella che penetra sul centro, visto che è, diciamo, la zona concessa da Speziali nel close out. E poi Collalti a farsi trovare pronto sotto canestro per concludere. Due punti che poi diventano tre con questo tiro libero. 61-53, 8 punti separano le due squadre. Palla la Sicoma con Buscaroli che si allarga, va a servire Umberto Mischini che attacca sul centro, subisce fallo, va sul fondo e poi realizza anche questo. Che partita Mesk! E se da una parte c'è il gioco potenziale da tre punti, c'è anche dall'altra. 1-1 da una parte e dall'altra, che mantiene il punteggio lì sul più 10, 63-53. Ora Mischini per incrementare ulteriormente. Momenti di concentrazione che regalano questo più 11 alla Sicoma. Bellissima la partita del Mesk, sicuramente l'MVP a mani basse. Ora Rullo attacca, va a servire fuori proprio Gerlero, ancora fuori per Rullo, un penetra e scarica insistito tra i due. Alla fine c'è il Mesk dall'altra parte che voleva dare una palla dietro la schiena per Speziali, forse qui esagera un po' troppo il Mesk. E allora dall'altra parte Rossi e gioca il pick and roll, si allarga, serie di scambi, alla fine Rossi decide di giocare l'arresto e tiro, la palla non entra, c'è Rat che ora chiama calma, vuol far passare il tempo, vuole giocare non solo con il cronometro ma anche con diciamo un'intera azione, un intero possesso di 24 secondi per riuscire a sfruttare il massimo. Alla fine si ferma da tre punti e forse non fa la scelta più logica. Dall'altra parte proprio Rullo da tre punti scheggia il primo ferro, poi la palla che rimbalza ancora una volta, rimbalzo di Rims e poi viene fischiato fallo, fallo proprio a Marco Rossi. E qua c'è un altro cambio per la Sicoma, esce Federico Bischetti, anzi scusate, esce Umberto Meschini e rientra Federico Bischetti per questo finale. Coach Filippetti lo sa, non si può fare a meno dell'uno dell'altro, soprattutto in questa partita dove due giocatori sono stati veramente essenziali, sia Bischetti che Meschini. Partita veramente importantissima per loro. Riparte la Sicoma allora dopo questo fallo, il terzo in questo quarto ed ultimo tempo per Basket Fiorentino. Ora Bischetti dal centro va a servire Rimsa che si allarga dopo il blocco come al solito. Ora Speziali per Buscaroli, arresto e tiro, due punti semplici semplici per lui che regalano il più 13. Si è giunti da un massimo svantaggio di meno 13 della Sicoma, ora un massimo vantaggio di più 13 e questo la dice tanto su quanto questa squadra è cambiata nel corso della partita. Ora rimbalzo ancora una volta di Rimsa, forse con qualche fallo non fischiato, ma alla fine la palla viene portata nella metà campo offensiva, fatta girare tra i vari giocatori. E ora attenzione perché c'è il fallo in attacco di Speziali, probabilmente proprio su un blocco da parte del lato debole. E ora ancora cambio per Basket Fiorentino che è costretto assolutamente a rimettere in campo Luca Bisconti che, come abbiamo visto, ha sempre preso parziali senza lui in campo. Una partita che probabilmente non avrebbe storia, non avrebbe modo di esistere senza lui. È veramente un giocatore di tanto spessore. Ora Gerlero, finta il tiro, la dà fuori ancora per Rullo che fronteggia. Alla fine si ferma da tre punti, ma non trova nemmeno il ferro. Possesso ancora Sicoma, che ora da giocare 6 minuti.
ma da giocarli in modo saggio, intelligente, facendo trascorrere il tempo sì, ma cercando delle ottime conclusioni in attacco. Ora attenzione, perché Basca e Ferentino cambia tipologia difensiva, passa con una difesa zona 2-3 per provare a cambiare qualcosa qua coach Miglio, ma alla fine non in questa azione, perché c'è la bomba di Francesco Buscaroli, che addirittura porta più 16 la Sicoma. Sembra aver preso un verso ben chiaro qui la partita. Ora Marco Rossi va sul fondo, voleva dar palla a Bisconti. Qua c'è un aiuto molto saggio di Bischetti, che proprio sul più bello però non riesce a prendere la palla, che avrebbe garantito ulteriore possesso alla Sicoma e perché no, magari anche un contropiede. Ora Bisconti la va a ricevere fuori. Gerlero va a servire l'uscita di Marco Rossi, viene fischiato fallo, probabilmente fallo di Rat, proprio in uscita, si è agganciato troppo qui a Marco Rossi. E allora possesso ancora per Basca e Ferentino, che ci vuole riprovare da sotto canestro con Bisconti che si allarga, va a prendere palla, ora vuole andarsene a giocare in post. Qua ancora bravissimo Rimsa, che gioca di intelligenza, gli fa perdere l'equilibrio, gli fa sentire il contatto quando serve e recupera un altro possesso. Ma che difesa di Thomas, che qui vuole anche la bomba e la mette. E allora diciamocelo, sono due quarti completamente diversi per Thomas, che sta giocando un'altra partita opposta rispetto a prima. Qua ancora a difendere contro Bisconti, che ora l'ha meglio, diciamo, anche finalmente dopo delle estenuanti difese di Thomas che hanno costretto all'errore. 72-55, palla in mano a Rat, che attacca sul fondo, concentra la difesa su di sé, c'è Buscaroli che taglia, riceve e subisce fallo. Fallo prima del tiro, sarà rimessa dal fondo, fallo che non è considerato su tiro, quindi semplice rimessa. Ora c'è cambio, perché esce Speziali e rientra Meschini per questo finale. Buscaroli ridà la palla al Mesk, che si gira e serve Rat, che ora chiama Rimsa per giocare il pick and roll. Alla fine Rat decide di andare sul fondo e appoggiare altri due punti semplici semplici. Più 19 Sicoma, una partita che sembra aver preso una piega ben chiara. E ora Rullo dall'altra parte a gestire questo ulteriore possesso. Palla fuori per Gerlero, che decide di affidarsi a Marco Rossi da tre punti, la palla che non trova nemmeno il ferro. E ora Bischetti chiama calma, va a servire Rat, che si prende tutto il tempo per andare nella metà campo offensiva. Ora Buscaroli, ancora Rat, giocare il pick and roll con Federico Bischetti, c'è il cambio difensivo. Allora Rat vuole giocare questo mismatch, vuole ancora attaccare sul fondo. Mamma mia, John David Rat, anche lui non scherza, una prestazione eccellente, ma difficile fare dei nomi oltre al super Umberto Meschini, perché poi c'è stata una prestazione di squadra veramente esemplare da parte della Sicoma, che ha saputo reagire, soffrire nei momenti di difficoltà come una grande squadra, e poi ha saputo riprenderla questa partita e portarla a casa, perché ora sul massimo vantaggio di 21 punti possiamo anche ritenerla chiusa. Ora entra Galuppi al posto di Roberto Rullo e possesso ancora per la Sicoma, tra l'altro è riuscita anche qui a riguadagnare questo possesso. Palla Bischetti, che la va a consegnare le mani del play Rat, che qua gioca contro Galuppi, lo riattacca, decide di andare ancora una volta sul fondo, questa volta non benissimo, ma alla fine trova la linea di passaggio del suo compagno. Fallo qui di Galuppi, che esce tardi sul cross out, è costretto a fare fallo ai danni di Federico Bischetti, che ora andrà anche ai liberi perché c'è bonus. E ora esce tra gli applausi Francesco Buscaroli e mette piede in campo Andrea Berardi. Ora coach Filippetti può permettersi anche di far girare la sua squadra, ed è esattamente così che fa.
Bischetti intanto realizza il primo dei due liberi a disposizione. 3 minuti 6 da giocare, ma partita riteniamo ormai chiusa. Salvo cose particolari, una grande Sicoma che ha saputo reagire almeno 13. Ora è tornata, poi è tornata in partita, ha saputo giocare anche punto a punto. Ha chiuso il secondo quarto addirittura sotto di soli 3 punti. E poi nel terzo quarto ha scavato il vuoto con un super Umberto Meschini, ma non solo, con una super prestazione di squadra. All'inizio c'era solo il Mesk, ma poi si sono svegliati un po' tutti. E qua il Mesk intanto realizza anche questa. Ci delizia con le sue conclusioni da lunga distanza. Tantissimi punti in questi due quarti per la Sicoma, che continua a trovare il canestro in ogni modo possibile. È questo il risultato di quando si entra in ritmo. Ora un basket fiorentino comunque non ci sta, continua a giocare soprattutto con i giovani entrati, primo tra tutti appunto Sergio Collalti, ma non solo, anche Tommaso Serra, addirittura un classe 2006, ragazzo che non ha nemmeno 18 anni. Ora Giolla va a dare fuori per Umberto Meschini. Bischetti recupera il rimbalzo offensivo, va a servire ancora Rat, che si ferma da 3 punti, vuole sparare anche questa, la palla non entra. Ora palla a Tommaso Serra, però gli viene rubata la rimsa. Bischetti, Rat, ora ritmi decisamente calati per questo finale, ma ci sta. Ora attenzione perché viene fischiato fallo di Visconti, un fallo di frustrazione, va completamente a spingere rimsa, un fallo insensato che spinge Rimsa in un momento inutile, quando non aveva nemmeno la palla. E ora, tra gli applausi e la standing ovation del pubblico, esce Umberto Meschini, l'MVP della partita. Un giocatore capace di saper segnare ogni tipo di conclusione. Il Mesk ringrazia e applaude anche lui. Al suo posto è entrato Mattias Rimolo. Ora l'arbitro deve dire qualcosa a Luca Visconti ed esce tra gli applausi anche Thomas Rimsa. Rimette piede in campo Filippo Speziali. Ora ancora Luca Visconti a continuare questa diatriba tra Thomas e lui. E non solo, qui prosegue forse anche con Coach Filippetti, qualche parola tra i due. Ma ad ogni modo si può ripartire, ultimo minuto da giocare, palla proprio a Visconti. Ancora va a servire il pick and roll del compagno Lorenzo Liberati, anche lui classe 2004, tanti giovani in campo ora. Alla fine la palla non arriva. Ora esce anche Rat per far spazio a Matteo Rosini. Ragazzo anche lui classe 2004, reduce da una super prestazione con la Pontevecchia, una Serie D, sappiamo che fa 2 campionati, lui come Mattias. Una super prestazione che ha portato appunto la Pontevecchia alla vittoria nell'ultima partita contro Perugia. Autore di 19 punti e del canestro decisivo. E qui schierato in campo in questo finale. Ora Rimolo va a giocare contro l'avversario, gli viene scippata palla e va a segnare 2 punti semplici semplici qui Galuppi in contropiede. Ora Rosini, all'altra parte per Bischetti, palla Speziali, ancora Rimolo che da lontanissimo prova la conclusione, la palla che devia la tabella e non entra. Ora proprio Liberati che va a servire Galuppi in questo finale di partita. Ora c'è Bischetti che ancora continua ad anticipare ogni pallone, non gli basta. Fino alla fine vuole giocare, ma che partita ancora una volta di Federico Bischetti, che oltre i punti dà tanta sostanza, tanta sicurezza, e Coach Filippetti sa che non può farne a meno ogni volta. Ora ultimi 10 secondi da giocare, Gerlero che continua a difendere, allora Sicoma che gioca,
è fischiato, infrazione di passi qui proprio sulla partenza di Matteo Rosini. E allora può ripartire qui Basket Fiorentino quando mancano 6 secondi. Partita conclusa 82-61. Qui Galuppi decide di regalare palla. Speziali si ferma e si conclude qua. Questo è il punteggio finale 82-61. Dal Pala Cestellini è tutto. Un carissimo saluto da Stefano Marri e un arrivederci alla prossima partita della Sicoma, sempre qui. Baglioni e Tortoglioli 2, autodiagnosi computerizzata, tagliandi, elettrauto, installazioni autoradio, antifurti e dispositivi satellitari, check-up auto, manutenzione iniettori diesel, benzina e metano. Ci trovate in via Michelangelo Iorio 4 a Perugia. Una vista di Perugia da mozzare il fiato. Una pizza preparata con maestria, anche gluten free. Piatti cucinati con cura e materie prime di qualità. La magia di festeggiare un evento importante con cura e ricercatezza. Tutto questo è la dolce vita. Il ristorante Imperiale da 20 anni delizia i suoi clienti con ottimi piatti realizzati con maestria e fantasia. Pesce sempre fresco e materie prime di alta qualità, menù alla carta e menù all you can eat. L'Imperiale vi aspetta in via Briganti 10 a Perugia. Hai una passione per la fotografia e il video? Trova la tua ispirazione presso Photostore Fratticioli, la tua destinazione per materiale nuovo, usato e a noleggio. Stampa i tuoi ricordi preziosi su carta, pannello o tela e scopri nuove prospettive con i nostri corsi formativi. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in zona Sette Valli a Perugia. PM, lavorazione artigianale del ferro, forgiatura manuale dei particolari. Il cliente è seguito in ogni suo progetto, dall'idea alla realizzazione. PM si occupa anche di carpenteria media e pesante. Immersa nella tranquillità della campagna umbra, la locanda di Biancaneve è un'esperienza unica e indimenticabile. Da noi troverai la semplicità e il calore di una cucina tipica con prodotti biologici e a chilometro zero. Camere accoglienti e confortevoli e il relax di un tuffo in piscina. E se vorrai, potrai festeggiare con noi i tuoi eventi più importanti. Ti aspettiamo! A Perugia l'agenzia Mosconi Consulenze offre servizi evoluti di analisi assicurativa e patrimoniale. Oltre agli elevati standard qualitativi delle nostre coperture assicurative che ci contraddistinguono da più di 10 anni, se sei un lavoratore in attività potrai usufruire del nostro nuovo servizio di analisi contributiva certificata. E se vuoi davvero il massimo della consulenza patrimoniale, richiedi la tua personale diagnosi dei rischi, l'unico strumento certificato che ti permetterà di non rimanere mai senza soldi durante tutto il ciclo della tua vita. Contattaci per maggiori informazioni.
Primo Market, casalinghi, articoli da regalo e abbigliamento. Tutto quello che cerchi lo trovi da noi. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita in via Sette Valli. Primo Market, vince il risparmio. Security Control, sistemi antifurto. 075 57 29 288, via San Gallicano 24, Perugia. L'azienda leader di mercato nella regione. Leader nei servizi di assistenza. Leader di innovazione e semplicità. La nostra missione? Controllare e proteggere. Security Control. Controllare in tempo reale case, negozi e aziende. Silvia Sartoria, atelier, spose e cerimonia. Confezioni abiti su misura e rimessa modello.